Sabato 25 febbraio il Comune di Villar Perosa, assieme alle Chiese Valdese delle Valli e alla Diaconia Valdese, ha organizzato l'incontro Lavoro a Villar Perosa e Valli tra presente e futuro. Un incontro, un convegno per cercare di capire quale sia la situazione attuale e quali possono essere le prospettive, appunto, per il futuro. Abbiamo raggiunto alcuni dei partecipanti per capire innanzitutto quali siano le problematiche di questo momento. La Val Chisone Germanasca è il territorio della città metropolitana di Torino che presenta i dati occupazionali più negativi di tutto il territorio, perché negli ultimi anni continuiamo a perdere posti di lavoro. Il problema è che non ci sono segnali di ripresa, anzi i segnali sono ulteriormente negativi, perché se tu prendi una parte di SKF che fra poco verrà trasferita a Erasca, si perdono ulteriori 250 posti di lavoro. E mentre non siamo riusciti e non riusciamo a portare a veicolare altre ditte, altro lavoro sul nostro territorio. Quindi la situazione è drammatica da quel punto di vista, con delle conseguenze anche da tutti i punti di vista, perché diminuisce il numero di abitanti. Siamo scesi, il comune di Villar Perosa è sceso sotto i 4.000 abitanti, il comune di Pinasca sotto i 3.000 abitanti. I servizi sociali faticano, ci sono dei numeri spaventosi dal punto di vista del disagio, della povertà. E il commercio, Villar Perosa in un anno ha perso il 20-25% delle attività commerciali, il valore delle abitazioni sta scendendo a picco, è un territorio che grida dolore, perché senza lavoro la gente va via. C'è una riduzione di quello che è la presenza del manifatturiero, abbiamo un settore turistico che c'è ma non sta crescendo come deve, abbiamo dei numeri che ci dicono che comunque c'è stata una perdita dal 2019 in poi di addetti e di ore lavorate anche all'interno di questa valle. Quindi in sostanza bisogna in qualche modo provare ad intervenire. Da un punto di vista di assunzioni non abbiamo in realtà difficoltà, se parliamo di operai o comunque manodopera come minatori. Cominciamo ad avere delle difficoltà maggiori quando entriamo a livello di figure più specializzate. Facciamo veramente fatica a trovarle, probabilmente c'è una, diciamo, difficoltà a creare una certa attrattiva. Non credo che sia tanto il territorio, è più il tipo di lavoro che comunque è particolare ed è connesso comunque a una manifattura pesante. Adesso i giovani guardano più ad altro tipo di realtà. Chiaramente però, una volta capita la situazione attuale, il nodo cruciale è cercare di andare verso il futuro, a capire quali siano le prospettive e quali possono essere le migliori idee per procedere e affrontare questa questione. E quindi lo abbiamo chiesto ai vari partecipanti all'incontro. Il turismo è una prospettiva? Anche perché mentre altri territori hanno saputo diversificare l'offerta, noi non siamo stati capaci negli anni precedenti, quindi quando viene a mancare quel settore principale viene a mancare tutto dal punto di vista economico. Però il turismo può colmare una parte minima del lavoro, noi dobbiamo puntare a riportare sul territorio alcune produzioni, quindi bisogna attivarsi in qualche modo. L'altro giorno io ho buttato lì una mia proposta che condividerò con gli altri sindaci dell'Unione, quello di acquistare come territorio l'ex stabilimento Saks e farci noi promotori di eventuali accordi con soggetti, enti, con attività produttive che possono portare di lavoro. Cioè stipulare un accordo con delle ditte, noi ente ci facciamo a carico, mettiamo delle risorse per acquistare l'immobile, eventualmente la Regione Piemonte si fa carico della bonifica, io ho già avuto modo di parlare con l'assessore Tronzano, e l'ente, la ditta, porta lavoro, anche 50, 60, 70, non dobbiamo iniziare. Se si inverte quella tendenza si può iniziare a creare i presupposti per una rinascita del territorio, bisogna ricominciare. La manifattura di Perosa, so che i sindaci dell'Alta Valle, condivisa anche con me come Presidente dell'Unione, stanno portando avanti un discorso per ex manifattura, si comincia a lavorare. Ci sono dei problemi difficili, complessi. Ai problemi complessi e difficili non ci sono soluzioni immediate, non ci sono soluzioni facili. Bisogna iniziare a lavorare. Il futuro si vedrà nei prossimi anni, però bisogna iniziare oggi a lavorare. Ma sicuramente tutto ciò che a livello regionale si può fare per creare delle attrattive, quindi sgravi fiscali, qualunque situazione di questo tipo, secondo me può aiutare
a incentivare e anche a ritornare, diciamo, ad attrarre le persone e comunque anche maggiormente l'industria nelle varie zone. Secondo noi è chiaro che l'industria è un punto importante, però è anche vero che non possiamo pensare di basare tutta l'economia della valle solo ed esclusivamente sull'industria, perché bisogna anche leggere un attimino quelli che sono i cambiamenti, perché non è solo ridare slancio all'industria, ma dobbiamo anche in qualche modo costruire le condizioni affinché l'industria possa ritornare su questo territorio. La proposta che avanzeremo oggi noi come organizzazioni sindacali è quella di provare a lavorare sulla costruzione di uno scenario futuribile, non con un limite temporale di pochi anni, ma provare a capire tutti insieme come noi immaginiamo questo territorio nel 2035, costruire insieme quelle che sono le idee per riuscire a raggiungere quell'obiettivo e quindi chiedere alla politica che in qualche modo costruisca insieme al territorio quelle che sono le politiche che a cascata ci devono portare al raggiungimento di quell'obiettivo. Siamo in una fase dove o si lavora insieme, si prova a costruire insieme, o se no diventa difficile riuscire a farcela. Nel corso della tavola rotonda sono emersi numerosi spunti interessanti. Erika Tomassone, vice moderatora della Tavola Valdese e pastora della Chiesa Valdese di Villar Perosa, ha sottolineato il valore del lavoro come portatore di cultura nelle comunità. Giancarlo Chiapello, responsabile pastorale sociale del lavoro della diocesi di Pinerolo, ha posto l'accento sulla questione ambientale, un tema da prendere in considerazione sia in termini di ostacoli che di opportunità. L'argomento è stato affrontato anche dalla consigliera metropolitana Sonia Cambursano, che tra le altre cose ha contestato le politiche a favore dell'innevamento artificiale per sostenere il comparto sciistico, mentre viviamo inverni sempre più caldi e lunghe siccità. È intervenuto anche l'assessore regionale al bilancio e alle finanze, Andrea Tronzano, che al contrario ha sostenuto la necessità di spingere sulla produzione di energia idroelettrica e anche nucleare, incontrando voci critiche tra il pubblico. Altri suoi argomenti sono stati contestati dalla tavola rotonda stessa, soprattutto la sua richiesta di ammorbidire la presenza pubblica sull'operato delle aziende, mentre molti dei presenti hanno invece invocato un maggior coordinamento e la necessità di fare rete. Su questo ultimo aspetto potrebbero giocare un ruolo importante la Chiesa Valdese e la Diocesi? L'abbiamo chiesto a Marco Armando Ugon della Diaconia Valdese, partecipante alla tavola rotonda. Assolutamente sì, questo lo stiamo già facendo. Siamo in rete naturalmente con Diocesi, con la quale abbiamo iniziato un percorso, ma lo facciamo per quello che riguarda in modo specifico le nostre RSA, le nostre RA, insomma questi servizi, con un'associazione case di riposo cuneese. A Cuneo hanno messo insieme 75 case di riposo, fanno rete, e noi facciamo insieme questa rete allargata, no? Dove ci troviamo e facciamo appunto periodicamente degli incontri, è il punto della situazione su, come dicevo testé, su una problematica molto sentita in fondo dai nostri territori, ma anche molto sentita da noi proprio per le difficoltà in cui ci si è trovati, soprattutto dopo la pandemia. E infine il nodo dei giovani. Marco Bussone, presidente dell'UNCEM, ha fatto notare che sia sul palco che fra il pubblico scarseggiavano persone tra i 20 e i 40 anni. Il compito della politica, ha detto, è di cercarle, ascoltarle e coinvolgerle.